Aspetta, aspetta, torna indietro un attimo. Ecco, ecco, fermo. Cazzo, è lui. No, non ci credo. Eh sì, invece è proprio lui. Cioè, questo dopo tutto quello che ha fatto, con tutta la gente che lo sta cercando, se ne va ancora in giro così tranquillo. Te avevo detto che non c'era da fidarsi di questo tizio. Cioè, la storia della doppia identità mi era puzzata fin da subito. Cosa ne pensi? Ma, buono. Cioè, è sensato, però alla fine con quella storia della doppia identità mi hai perso, non ci ho capito un cazzo. Ma è la parte più importante di tutta la cosa, come faccio a mollarla? Sì, ma ho capito, ma cioè tu mi prendi per mano, mi spieghi la storia e poi su sta cazzo di doppia identità mi perdi, non capisco più. Ma è proprio qui che ti sbagli, lo spettatore bisogna prima prenderlo per mano, poi mollarlo, tradirlo, fargli perdere qualsiasi speranza, ucciderlo e alla fine, prima che lui non voglio più andare avanti, lo riconquisti, lo riprendi per mano. Sì, ma questa fine arriva prima, perché quando tu mi maltratti, non mi spieghi, eccetera, io perdo, spengo il video. Amico, si vede che devi imparare di cose, perché non importa quanto tu lo tradisci, quanto tu gli fai perdere qualsiasi speranza, l'importante è che semplicemente lo... Dai... Ma porca di quella porchissima. Dai, oh. Ma che cazzo è tutta sta roba che viene fuori adesso? Cazzo. Cazzo. Ma tu come la vedi? Perché? Ah, perché sono curioso. Come curioso? Sono curioso di sapere la tua opinione, cioè, alla fine gli oggetti non sono altro che punti di contatto, sono come, semicertezze del fatto che stiamo vivendo nello stesso mondo, nello stesso luogo. Se vuoi posso provare a spiegartelo, però, cioè, c'è una grande differenza tra come la vedo io, come la penso e come poi riesco a dirtela. Sì, ho capito, però non ti sto semplicemente chiedendo la verità. Ma la verità è così inverosimile che devi riempirla di balle per renderla credibile. Sì, ho capito, ma la verità nuda e cruda, la verità è il punto di partenza del pensiero. O no? E tu come la vedi? Io? Io penso che voi non sappiate chi sono io.